Nel massimo campionato regionale sembrava che l'Agropoli avesse preso il posto dell'Ebolitana, che la scorsa stagione dominò nella stessa categoria. Ma la squadra di De Cesare, nonostante occupi il primo posto dalla prima giornata, non sembra essere poi così devastante. Soltanto 2 punti sopra il Sorrento, che è secondo, 4 sul Valdiano e 5 sul Cervinara. Seconda e terza invece sono le vere e proprie sorprese. Il Sorrento, partito male, è riuscito con mister Guaraccino a ritrovarsi e ad arrivare al secondo posto. Stesso vale per il Valdiano, che ha praticamente confermato lo score con il quale ha concluso la scorsa stagione. Le Irpine invece, una, gioca il calcio più bello della categoria, il Cervinara di mister Giuliano, 13 partite, 6 vittorie e 5 pareggi e solo 2 sconfitte, 19 reti fatte e 14 subite. Ha trovato in Zerrillo mattatore e trascinatore. Poi c'è la pragmatica Virtus Avellino, che non fa lo stesso gioco del Cervinara, ma che vince e convince senza strafare, e non è ancora pieno dell'organico. 20 punti, 5 vittorie, altrettanti pareggi e 3 sconfitte, 21 gol fatti e soltanto 9 subiti. Non il miglior attacco, nonostante le 7 reti del killer d'Acerno, ma di sicuro la miglior difesa, un dato importante che fa sempre la differenza. In ordine di classifica c'è poi l'Eclanese di mister Martino, che in 13 giornate non ha mai conseguito i 3 punti in trasferta, ma che in casa si mostra invalicabile. 16 punti, 4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Infine c'è il Solofra a chiudere il quadro irpino nel massimo campionato regionale. I conciari in piena zona rossa, 12 punti in classifica, 6 pareggi, 2 vittorie e 5 sconfitte. Uno score che non preoccupa mister Messina, abituato a battagliare fino all'ultima giornata.